Ha riempito il Teatro Tenda di Arezzo l'evento che ha preceduto il Sinodo Diocesano. 500 giovani hanno partecipato all'evento Spunte Blu, promosso dal Centro Pastorale Giovanile. Alcuni giovani si sono confrontati con il Vescovo Riccardo e la serata a cui era presente la nota comica Emanuela Aureli è trascorsa tra musica, balli e testimonianze. La più toccante è quella di Don Antonio Coluccia, sacerdote originario di Specchia nel Salento, che ha realizzato una casa accoglienza per poveri nella villa confiscata ad un boss della Magliana. E io invito sempre le persone alla presa di coscienza del territorio e soprattutto a fare opinione, a riunirsi insieme, a comprendere, ad amare un po' di più questo territorio, perché vedete, il mondo del web ci sta portando a renderci sempre più soli, la gente non comunica più, apparentemente nel mondo del web sembra di essere in comunicazione con tutto il mondo, ma poi di fatto non si parla tra la gente. Allora dovremmo ritornare a riappropriarci della nostra terra, del nostro futuro. Come diceva lei, gli anziani stanno diventando gli ammortizzatori sociali. Abbiamo uno Stato che ti educa al gioco, che ti propone, vuoi essere felice, gratta e vinci. Non è possibile. Qui c'è bisogno veramente di un riscatto sociale e c'è bisogno che i cittadini ritornino, come dire, in piazza, che i cittadini abbiano il coraggio soprattutto di riappropriarsi del proprio territorio. E poi a quanti sono chiamati a governare, il buonsenso, perché il bene comune sia l'unico interesse.